E bella a tutti ragazzi e bentornati qua con un nuovissimo video. Oggi, dopo tante richieste, siamo tornati dopo 7 mesi su eDay. Un gioco dove andavamo fortissimi, avevamo una fattoria della Madonna, sperando ancora che nessun animale sia morto. L'ho riaperto, dopo tanto, vediamo che è successo, vediamo le novità, vediamo come eravamo rimasti, la nostra fattoria. Quindi ragazzi vi chiedo subitissimo un bel pollice in su, mi raccomando spaccate mi piace per sostenere eDay e vediamo su un possibile ritorno. Ma detto ciò ragazzi, eccoci qua. Allora, mamma mia ragazzi, un'emozione riaprirlo. Avevo passato tante ore. Sentiero del pass, vediamo un po' com'è. Quando giocavo io, incredibile, mettevano sempre roba bruttissima. Ora andiamo un po' a vedere. Ovviamente gli oggetti decorativi, bello il cappellino. Andiamo. E la Madonna, ma no, ma che carina. La statua del cane dorata. No, vabbè, il tipo fatto cinese. No, bellissimo, raga. Tra l'altro nella mia fattoria c'è una zona... E tutto stile cinese, eccetera. Stile giappo. Potrebbe starci benissimo. 500 like e shoppo. Vedo già, ragazzi, che c'è la neve. Quindi sarà stato un aggiornamento natalizio. A breve andrà via. Giriamo la ruota. Che ultimamente eravamo fortunati. Cheat. Ma guarda qua. Io mi ricordo che ci mettevamo ore e ore qui. Anche in live. A farla tutta. Già potremmo andare delle missioni, vedo qua, che poi magari faremo. Oggi guardiamo un po' tutte le altre cose. Guarda qua la mia bella fattoria com'era. Ancora incompleta, perché ce n'è ancora di lavoro da fare. Eccola qui. Mi ricordo, ragazzi, che mi mancavano tutti questi alberi qua. Perché, vedete, dovevo levare questi qua con le mele e continuare tutto qua. Quindi gli alberi ci mancavano. Qua la mega cascata, me la ricordo. I palazzi, ragazzi. Ah, ho inserito questa comunque come novità. Una volta qua c'era solamente il Greg dorato. Ci ho messo anche questo qua. E adesso, ragazzi, nell'inventario ho tanta roba bella da ancora mettere. Cioè, non ho spazio. Eppure ho tutto full per essere a livello 57. Ovviamente sta parte di fattoria è ancora incompleta. Bisogna farci qualcosa. Però non abbiamo tanto di quello spazio da poter fare qualcosa di figo, magari anche 3D, perché abbiamo da metterci i macchinari. O ce la giochiamo bene, ma devo studiarmi qualcosa nel caso riprendessimo questo gioco. Anche perché c'è il terreno qua. Andiamo subito a vedere nell'inventario cosa... Ah, hanno modificato... Bello così, più chiaro. Allora, andiamo a vedere nel nostro magazzino cosa abbiamo. Eccolo qua. Ma hanno aggiunto anche altri oggetti? Abbiamo intanto ancora 5... panchine così. Questa è bella. È tutti vecchi pass, quindi oggetti che trovi solamente nel pass battaglia, che non utilizzo. Dovrei trovare qualcosa, ragazzi, per metterlo. Anche 2 staccionate di queste sono belle. 10 di queste. Andiamo. Ah, belli anche i binari. 3 ancora pozze d'acqua. 11 sentieri che si shoppavano con le gemme queste. 56 di staccionate. Minchia, raga. Volendo, abbiamo ancora da fare tanta roba. Già che ci siamo, richiediamo magari nel nostro vicinato. Si chiamava così? C'è qualcuno ancora attivo che mi regala cose? Noi nel dubbio chiediamo. Andiamo subito, ragazzi, a vedere il quanti ne abbiamo di questi. Perché ne avevamo spesi veramente tanto. Infatti, questi alberi qua, se non sbaglio, costano... Infatti questi alberi costano 3 di blu e 1 di viola. 3 di blu e 1 di viola. Quindi 5 forse possiamo prenderne. Vabbè, ma ho visto, ragazzi, che hanno messo... Ma hanno messo altri oggetti strani? Tipo questo qua? Comunque, questa è la nostra fattoria. Le richieste di MC ce l'ho già full, ma dai tempi d'oro. Però, ragazzi... Volendo, se vogliamo esagerare, so che a voi piace molto quando io buildo, quando faccio le cose estetiche, quando provo le cose 3D, eccetera eccetera. Come avete visto dal mio inventario, abbiamo tanti oggetti disponibili. Quindi ragazzi, in teoria potremo fare la cittadina.
o cominciamo a espandere questo piano piano e fare anche la cittadina molto bella, con magari palazzi stile 3D e le varie cose, che secondo me potrebbe gasarvi, oppure provare a incominciare a ampliare qua sotto. Ovviamente qua chiede tanti tanti oggetti espansione. Quindi ragazzi, chiedo soprattutto anche a voi in chat cosa vorreste vedere. Se dedicarci adesso all'ultima parte della farm qui, o incominciare ad andare a fare la cittadina giù di sotto, molto più bella, molto più carina, con effetti, eccetera, oppure espandere qua sotto. Che poi la vera domanda è, gli oggetti espansione, che ormai sopra abbiamo finito, li incominciamo a usare qua o nella cittadina? Punto di domanda. Guardo i vostri commenti e vi lascio un cuoricino, come sempre. Andiamo a vedere come ultime cose quanto abbiamo nel silo. Ok, il granaio è pieno? È quasi. Però abbiamo quasi tutti oggetti, espansioni o cose così. E quindi ragazzi, questo è un po' il tutto. Questa qua è la mia fattoria, di chi se la ricorda. Oppure se arriva gente nuova, questa qua è la fattoria. Poi magari, se vedo che va tutto bene, rifarò un video dove mostrerò proprio la mia fattoria parte per parte, angolo per angolo, per vedere bene tutto. E niente ragazzi, non volevo fare un video lunghissimo. E come sempre, spaccate di mi piace, lasciatemi un commento, fatemi capire se volete riportare idee sul canale, che a me da una parte farebbe molto piacere, anche perché cose da fare ne abbiamo. Detto ciò ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella a tutti ragazzi.